e benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a spacchettare insieme 5 buste Tiger. Praticamente sono le buste che avevo comprato nel video scorso, quello dove ho fatto gli acquisti per il mese di novembre, e in più altre due che avevo un po' di tempo fa, erano quelle vecchie che dovevo ancora aprire, quella XL e quella L. Volevo farci un altro video a parte, però ho detto ne smaltisco perché io non ce la faccio più a vederle lì, voglio vedere cosa c'è dentro assolutamente, e quindi ho deciso di fare questo bellissimo unboxing insieme. Andremo a scartare tutti questi pacchetti sorpresa, non vedo l'ora proprio di vedere cosa c'è dentro, sono curiosissima, ormai è parecchio tempo che stanno lì e dico adesso li apro, invece dopo alla fine ho detto no, ci voglio fare un video. E allora alla fine ce l'ho fatta, finalmente. Però prima volevo far vedere una cosa che ho preso sempre dalla Tiger. Ho fatto un altro giro dalla Tiger e avevo preso altre due buste Tiger, che però vedrete in un altro video perché le ho mischiate con le altre che avevo prima. Quindi queste qui sono quelle che avevo comprato l'altra volta. E quindi ho fatto un piccolo mix, ecco. E vi faccio vedere cosa ho acquistato. Oltre alle buste Tiger avevo preso qualcos'altro. E ho preso una cosina sola perché non c'era tantissimo, c'era sempre la stesse cose, non è che mi piacevano tanto, però questa era una novità, evidentemente mi è sfuggita quando il sacchettino è sempre quello natalizio e mi era sfuggita ed è questa bellissima cornice qua. Questa l'hanno messa da poco perché quando c'ero passata non l'avevo vista, se no l'avrei già presa, ed è veramente carina. È una cornice, come si vede, con le lucine rosa, c'era rosa, color Tiffany di questo colore qua, e blu tipo questo colore qua, però io ho preso rosa ovviamente perché mi piaceva di più. E poi dentro, all'interno, c'ha i glitter. È veramente uno spettacolo questa cornice, si può sia appendere che poterla appoggiare sul tavolo, perché mentre questa qui è una cornice effettivamente, si può mettere anche una foto o quello che si vuole, ma io la lascerò così. C'è la luce, quindi si accendono le lucine ed è elegante, si mettono due batterie, veramente bella. Non so se ve l'ho già detto, 4 euro l'ho pagata, però è un'idea carina anche per i regali di Natale, questa qui è perfetta, magari uno vuole metterci una foto carina. Molto molto graziosa. E dato che dovevo farvi vedere questo piccolo acquisto, ho approfittato a pacchettare anche le altre buste Tiger, perché le voglio assolutamente vedere cosa c'è dentro, e sono sicura che siete curiosi pure voi, perché ho visto che vi piacciono molto questi video spacchettamento delle buste Tiger. Allora, iniziamo subito. Allora, la busta grande la lasciamo all'ultimo perché è più quella più succulenta, e partiamo, vediamo un po', partiamo da una di queste, l'ho pescata random, l'ho presa da qua così perché ce n'ho altre due qua, sono tre, vedete, tre di questo colore qua e due con questo colore qua, una grande, questa qui è quella piccola. Allora parto da questa qua, che questa qui la vedo molto più moscia, tipo questa qua, ma forse ancora di meno. Qui ci deve essere meno roba, penso. E andiamo a spacchettarla insieme, sono curiosissima. C'ha la pinzatrice, le pinzette, ovviamente, come si chiamano? Tutti si chiamano pinzette, insomma, la sfilatrice. Andiamo subito a pescare, io non guardo cosa c'è dentro, vado a random. Allora, vi dico subito che... Aspettate che apro. Non ho sbirciato. Stavo per sbirciare ma non ho sbirciato. Allora, sento una cosa pelosa, che ho capito che cos'è. Sì, perché vedo che c'è anche quell'altra parte. E una, due e tre o quattro penso sono. Allora, vado a prendere intanto la roba pelosa, che ho capito che cos'è. Ta-da! È questo portachiavi che tutti odiano. Una volta che vedo i video tutti quanti, no, questa cosa pelosa, quanto è brutta. A me piace, sinceramente, basta dargli una pettinatina e poi metterla sulla borsa. E poi ho deciso, se mi avanzano altri due, ci farò due pompon
per le orecchie, ero cambiata idea. Pensavo fossero più piccole. Volevo farci una cosa carina, ma ci rinuncio. Sono troppo grosse per metterle sulle orecchie. Oppure come pompon per un cappello. Anche questa potrebbe essere un'idea per riciclarle. Per riciclarle. Queste qui anche come pompon per un cappello sarebbero carine. Comunque a me piacciono troppo. A me non mi schifano. Le persone che dicono che fanno schifo, a me no, mi piacciono tanto. Più ce n'ho, meglio è. Infatti già questa qui è il secondo, penso. O il secondo o il terzo. Penso se, no, solo il secondo. Vediamo quanti riuscirò a raccattarne in queste buste, perché sicuramente ne troverò una vagonata. Da quello che ho visto sulle altre buste delle altre ragazze, ce ne stanno tantissime. Allora, inizia a pescare. Allora, sento che sono tutte cose, boh, sì, penso siano tutti i bijou. Tutti i bijou, no, che bello. Allora, parto da questa, che è una cosa, sento che è di ferro. Che bello, guardate quanto è carino. È un braccialettino di quelli di metallo, ed è fatto così, ha una palma. Che bello, io questi braccialetti mi piacciono tantissimo. Sembra piccolino, ma a me mi sta. Braccialettino con questa palma. Potevano farci un ananas, però vabbè, è carina lo stesso, me la metterò. Io questi braccialetti me li metto tutti, perché li adoro. E, ed è fatto così, adesso me lo metto, anzi guardate, lo tiro fuori, lo faccio la cucina e lo vado subito a provare. Ups, stava fuggendo, crolla tutto. Allora, eccola qua, veramente bello, fatto così. Io ho le buste qua, sono piena di buste e non ho più spazio per muovermi. Ed è fatto così, guardate quanto è bello. Lo proviamo insieme, subito, immediatamente. Eccolo qui, vedete, mi sta. Tanto deve stare così per forza, deve essere aperto così. È carino. Allora, questo gli darò 2-3 euro. 2 euro. Perché io mi ricordo che quando ho guardato sugli stand, questo qui l'avevo visto a 2-3 euro. E questi ti rifanno pagare oro. Questi braccialettini. Andiamo avanti, vediamo qualche altro bijou. Allora, questo ho capito che cos'è, già l'avevo trovato in un altro video. Questo però di colore blu, scusate la mia faccia sorpresa, ma io sono veramente felice quando trovo questi bijou, mi piacciono tantissimo. È appunto come quell'altro che avevo trovato l'altra volta, che era color Tiffany. Questo qui è blu, che poi ci si abbina oggi col mio outfit. Non ho messo braccialetti, metterò questo. Pensavo di trovare un altro colore, invece vedete, sono stata fortunata. È bellissimo. Lo faccio vedere un po' meglio. Questo è fatto un po' meglio rispetto a quell'altro. Quell'altro l'ho dovuto un po' restaurare. Bellissimo. Questo 3 euro. Quindi siamo a 3,5. Pesco, rimaste due cosine. Allora, intanto voglio pescare questo. Che carini! Gli anelli! No, non ci credo. Io di solito sono sempre sfortunata che non li trovo mai. Ho trovato degli anellini, guardate quanto sono belli! Sono molto estivi, perché c'hanno il gelatino. Anche questi io me li metto. Non mi importa se sembrano per bambini. Sono veramente carini. Mi piacciono tanto. Se li andiamo ad aprire, così li vediamo meglio. Questa busta veramente mi è piaciuta. Io preferisco proprio trovare i bijou piuttosto che trovare le cavolatelle, che magari non ci fai niente. Allora, uno è questo, è un cono gelato con tre gusti, tipo facciamo così, questo qui è la ciliegia, la fragola e il limone, ed è regolabile, top, meglio, almeno mi posso mettere, che poi anche non regolati mi stavano. È abbastanza grande, molto carino. Questo è uno. E quest'altro è così. Questo c'ha solo due gusti, però c'ha il cono viola, fucsia, e un color Tiffany e giallo. Vediamo un po' se senza regolarlo mi sta. Senza regolarlo mi sta. Sarò di bandita, meglio. Bellissimi. Che bello. Questi due anellini, anche questi sui 2 euro. Famo 3, perché di solito gli anelli li metto una di più. 3 euro, quindi sono 3, 6, 7, 8. Andiamo avanti. L'ultima cosa,
e poi la busta è finita. Anzi, io pensavo peggio, sinceramente, di queste buste pensavo peggio, poi dopo non è detto, può essere pure che nelle altre ci trovi le cavolatine. Ho trovato questo braccialettino qui, diverso da quell'altro, perché quell'altro era tutto attorcigliato, questo c'ha proprio diversi colori, c'ha il blu color salmone, c'ha il blu rosa chiaro e color salmone, vediamo un po' se mi sta. Mi sta, perfetto, ed è carinissimo, questo si può mettere in tutti gli outfit, sia se mettete il rosa che mettete il blu, bellissimo. Anche questo 3 euro, quindi andiamo a fare il conteggio, 1 euro, perché costa 1 euro, fidatevi, 1 euro, 4 euro, questo costa 3 euro, 4 euro, 7 euro, 10 euro, 12 euro. In questa busta ho trovato queste cosine qui, vi faccio vedere sfuse, queste cosine qua, veramente sono soddisfatta, proprio soddisfatta. Questa busta per me è top. Voi fatemi sapere in un commento se vi è piaciuta, perché ho visto che i commenti iniziate a commentare poco, vi prego commentate di più perché mi piace sentire i vostri commenti. Andiamo avanti, allora adesso questa volta andiamo ad aprire questa qua, quindi facciamo un po' di cambio di colore. E questa qua non so cosa ci sia, vediamo un po' cosa c'è all'interno. Allora, le buste, quella busta che ho aperto, io ve lo dico, però tanto dentro non è che ci trovate per forza quello che c'è scritto. Di solito, anche se c'è scritto bambina, donna, uomo, ci trovate sempre cose, anche quella da uomo, anche cosa da femmina. Quindi io vi dico che questa qui era bambina comunque, quella che abbiamo aperto poco fa. Questa qui invece è donna. Vediamo cosa... E esce sulla bustona donna. Andiamo ad aprirla. Questa si è rotta, peccato. Era bella sigillata questa. Sempre pesco random. Allora, c'è una cosa incartata. Già sento appena ho messo la mano. Sto già tutto. Poi questa, uno e due e basta. Solo tre cose ci stanno qua. Allora, vado a pescare prima le cose piccole. Allora, questo è un altro braccialettino, quindi mi sto facendo la scorta di bijou. Questo però è diverso da quest'altro, vedete? Questo è azzurro color salmone e bianco. Bello, 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 che bello! Anche questa busta mi sta sorprendendo, perché mi piace un bel po' il bijou. Eccola qui, andiamo a provarla. Bella, bella, mi piace tantissimo. E ovviamente questa 3 euro. Andiamo avanti. Prendiamo quell'altra cosa che ho capito cos'è. Degli orecchini! No, che belli! Questi sono con i pendenti. Bellissimi. No, mi piacciono troppo. Questi 3 euro costavano, mi ricordo, li ho visti, infatti li volevo, però ho detto vabbè dai, 3 euro un paio di orecchini non mi pare il caso, io sono abituata a prenderli a 1 euro, però questa volta ho preso tutto e quindi ho preso anche questi, sono bellissimi, bellissimi, rosa, salmone e azzurri, meravigliosi. Vediamo un po' cosa ci sta bene, ci sta bene con questo più o meno, anche se il colore di rosa è chiaro, oppure posso abbinarlo anche con questo, perché no, top, bellissimi. E adesso andiamo a prendere quella incartata. Questa comunque assomiglia alla busta che avevo aperto l'altra volta, le buste che avevo aperto penso la seconda volta che avevo fatto l'apertura delle buste Tiger, perché questa ha la forma simile a quella che avevo aperto e immagino già che cos'è. Speriamo che almeno il colore sia diverso. E infatti sì, è diverso, si è rotto, perfetto, si è rotto, si è rotto. Si è rotto, questa è colpa mia però, perché evidentemente mi è caduto e si è rotto. Non importa, perché dopo lo andrò a limare e ci metterò uno smalto sopra. Peccato, devo stare attenta. Sig, recupero un po' il pezzo qui e poi dopo ci ripasso lo smalto. Qui è stato un pezzo. Peccato, fail. Questa è mia colpa, non è colpa di Tiger, perché
quando ero andata a casa mi è cascata la busta dalle mani e si è sgretolata, infatti me lo potevo immaginare, non l'ho voluta aprire, volevo aprire per vedere, però non l'ho aperta perché ho detto vabbè dai, la apro nel video, può essere pure che mi è andata bene, invece no, è andata male, però è carina lo stesso, dai, io comunque la restauro purtroppo, e questa sicuramente costerà 2 euro, quindi in questa busta abbiamo trovato questa che costa 2, 3, 6, e anche questa il braccialettino, sono 3, 6, 7, 8 come l'altra volta. Volevo farvi vedere che ho recuperato la farfallina, vedete l'ho colorata con lo smalto, dato che non avevo il colore uguale ho voluto sfumare i bordi per richiamare insomma un po' il colore che avevo messo qua sulla parte rotta, e non si vede la parte rotta, ovviamente si deve ancora asciugare, però il risultato mi piace tanto, l'ho fatto un po' sfumato sulle ali ed è carino lo stesso, mi piace tantissimo. Questa è un'idea che vi volevo dare, se avete un piattino rotto o qualcosa che vi si è scheggiato o sbeccato, con lo smalto basta recuperarlo e magari avere un po' di fantasia e decorarlo a piacimento per recuperare insomma la tazzina e non buttarla via. Questa è un'idea ottima, spero che vi piaccia. Adesso andiamo a aprire un'altra busta, vado random, la prendo a caso, questa che ho davanti. Questa qui è anche questa donna, e mi faccio sbirciare sullo blog. Vediamo un po' cosa c'è all'interno, andiamo ad aprire perché sennò il video veramente dura troppo. No, l'ho rotta, sono andata troppo forte, volevo aprirla piano, era tutta bella incollata con le pinzatrici. Ok, allora vi dico subito che ci sta una morbida, poi c'è questa che è rigida e c'è qualcos'altro, no, e un'altra che è grossa. Allora vado a prendere quella rigida, quella è più piccola di tutte. Aspettate, che cos'è? Custodia per passaporto. Io il passaporto non ce l'ho, però sono carine queste perché da quello che vedo è molto capiente, ci si possono mettere le card. Quando magari uno ha la borsetta piccola, con questa ci si mette la card, la carta d'identità, oppure nel mio caso l'abbonamento per l'autobus, e se lo metti in borsa nella borsetta piccola e ci sta bene. Il packaging è fatto così, insomma è fatto con questa stoffa bianca e nera, sembra finta pelle, e dentro è come vellutino fucsia, molto carino questo. Queste se li trovo me li tengo, se dovessi trovarne altre nelle altre buste, perché tanto queste sicuramente ne troverò una vagonata, ho visto già anche in altri video, quindi la Tiger mette sempre le stesse storie come questo, come questo portachiavi qui, ed è questo qua. Questo non lo so quanto può costare, questo 2 euro, dai, diamogli 2 euro. Dopo fatemi sapere se voi sapete quanto costa, me lo scrivete sotto nei commenti. Andiamo avanti. Allora, pesco la cosa morbida, vado subito, vado veloce, sennò non finimo più. Dei guanti adesso servono, sono molto utili. Questi sono imbottiti, da quello che vedo. Allora, qui c'è scritto solo guanti. Italiano guanta, hanno scritto, vabbè. 3M Team Insulation, di questa marca qua, 3M3, insomma, vediamo un po' se mi entrano. Però allora, dentro sono foderati, quindi questi qui quando arriverà proprio l'inverno intenso vanno più che bene per andare a sciare, pure magari uno c'ha idea di andare in montagna, questi sono perfetti. Infatti sono proprio non penetra proprio l'aria, non sento proprio niente, li sento calde le mani. Queste sono veramente un'ottima idea, anche questa busta sta diventando carina, insomma non è chissà cosa, però guanti sono sempre utili. L'ultima cosa, e poi la busta strappata che ho sbudellato è finita, la prima volta che sbudello una busta, di solito sono faccio piano, è questo barattolo qui, dai, no, che carino, è trasparente verde con la cannuccia. Mm.
disastro in anteprima, fail. È trasparente di plastica ed è di questo colore verde, verde, verde Tiffany, insomma, più o meno. Molto carino, piace troppo. Io queste qui le adoro, quindi questa busta, anche questa, non è male. Alla fine il pezzo era il pezzo forte, semplice ma molto carina. Allora, vi posso dire che i guanti costeranno sui 3 euro, sicuro. Questo costa 2 euro, perché è di plastica, quindi quelli di plastica di solito li mettono a 2 euro. Quindi 3, 4, 5, 6, 7, 7 euro. Allora, non vi ho detto in anticipo, scusate che ve lo dico adesso, mi sono dimenticata. Tutte le buste, a parte quella grande, mi sono costate 3 euro, mentre quella più grande mi è costata 5 euro, perché erano quelle vecchie, queste di questo colore qua. Andiamo avanti. L'ultima busta piccola, poi passiamo a quella grande. È questa qui, è, dentro l'oblò è tutto nero e non vedo l'ora di vedere cosa c'è dentro. Andiamo a scoprire, questa volta cerco di fare più piano perché questa ne voglio riciclare, se ci riesco. Una l'ho già fatta fuori. Ok, andiamo a aprire il seppatrice. Oh, bene. Io l'avevo detto, avevo già intuito che avrei trovato doppioni. Allora, parto da la cosa morbida. Ta-da-da-dan! Quota 2, una la regalerò a mia sorella sicuro, perché vabbè, sono troppe, magari lei lo mette sulla borsa anche lei. Quindi una. Poi c'è un braccialetto, un altro blu. Mi piace troppo, io adoro i braccialetti, quindi anche se sono doppioni mi piacciono troppo. Questo lo decorerò, ci metterò qualche charm, farò così sarà diverso. Non lo apro perché ovviamente è uguale a quell'altro ed è carino. Questo 3 euro. E finito, c'è rimasta questa cosa grande. No, questa non è un doppione, pensavo fosse un doppione. Ah no, c'è il doppione, adesso me ne sono accorta. Ta-ta, uguale, ma questo, come ho già detto, questi non li do a nessuno, cioè non li regalo perché mi servono, perché uno lo voglio tenere anche per mettere i campioncini dei trucchi, insomma, quando ho i campioncini di creme me li metto qui e me li porto dietro. Questi sono molto comodi, sono uguali, identici. Tiger ci aveva la scorta. Infine, l'ultima cosa grande. Che cos'è? È un borsellino? Marsupio! No, che carino! È un marsupio! È nero, meglio, top, sono contenta. Non è molto grande, grandissimo, ma per uscire, perché di solito io esco con il cane oppure vado a fare la spesa sotto casa e mi porto sempre la borsa, è scomoda. Questo è un marsupio, si può mettere allacciato sulla vita, adesso non faccio finta che sia la vita, allacciato sulla vita così. E ho le chiavi e il telefono e il borsellino piccolino, perché io mi porto sempre un borsellino piccolo. Bellissimo. Questo qui, non voglio esagerare, penso sui 4 euro, perché di solito queste cose qua la Tiger le mette a prezzi esorbitanti. Quindi questa busta doppiona, ma top anche questa, perché c'era il pezzo forte. Bellissima questa. Allora, 4, 5... 6, 7, 8 e 9, 10. Ha superato pure questa. Questa gli do un ni. Cioè, mi è piaciuta solo perché c'era il borsellino, però perché il resto erano doppioni. Adesso andiamo ad aprire, senza buttare giù tutto, andiamo ad aprire questa bustona. Allora, non lo so, a me mi dà l'idea che qui ci sia qualcosa di grosso, perché come vedete c'ha un intreccio ed è largo qua, io lo sento proprio tutto intero, però non lo so, vedremo, andiamo ad aprire insieme. Questa era per donna e uomo, vedremo se c'è qualcosa anche per uomo, perché a me pare che ci sia solo roba da donna, è rosa, dopo non lo so. Aprire, ok, apriamo, non vedo l'ora. Allora, già ho un po' sbirciato per sbaglio, perché poi c'è quella cosa grande che sì, è quella, ve la faccio vedere all'ultimo, ma intanto andiamo a pescare dentro la cosa grande. Allora, sento, un doppione, tanto
me lo dovevo aspettare. Poi c'è un'altra cosa che anche questo ho capito che cos'è, i doppioni. C'è solo due cose che non ho, vi faccio vedere i doppioni. Allora, prima cosa, ma dai, un altro! Quindi a mia sorella glielo regalo volentieri. Poi c'è questo qua, ancora questa scarpetta che ho regalerò a mia sorella, perché ce n'ho già due, tre di queste, quindi regalata a mia sorella, quindi c'ha il regalino assicurato. E infine, sempre parlando di doppioni, dopo vi faccio vedere le altre due cose, perché sì, mi è rimasto solo questo, i doppioni. Questo è diverso, però di cose da donna, di cose da uomo, non so, forse pensavano queste due, non so. Questa è diversa, color Tiffany, e nera e bianca, è tipo il contrario di questa. Belle, belle, mi piacciono troppo queste. E allora facciamo il conto, sempre 2 euro, 3. Questa io non so all'epoca, io quando l'avevo presa era per il Black Friday e io quando sono andata a comprarla costava 1 euro, però non ne sono sicura, io dico che costa 1 euro. Poi se in verità costa 2-3 euro, facciamo 2 euro, dai, per sicurezza. 2 euro, 3, 4, 5, già abbiamo ripagato la busta. Vediamo cosa c'è. Allora, c'è una cosa di metallo, la tiro fuori subito. Cos'è questa cosa? Appendini. E come appendi questi? Forse perché c'ha queste parti qua? Vabbè, proviamo. È un appendino viola a forma di cactus. Sono rimasta un attimo basita, non capivo che diamine era. Comunque sì, penso che l'hanno studiata per appendere le cose tipo qua. E però io ho un'idea, magari ci metterò qualche gancetto qui sulle stelline e ci appendo le robe così, insomma. Però è carino, dai. Questo costerà, di solito gli appendini li ho visti a 2 euro. Quindi questo qui altri 2 euro. Infine, l'ultima cosa gigante, e io ho capito che cos'è, è un bellissimo cestino! Il pacco è vuoto e tutta la busta era il cestino praticamente. Però sono felicissima. Questo cestino è veramente bello, qui c'è scritto proprio cestino, rosa, molto capiente, un po' acciaccato perché ovviamente stava nella busta, ma veramente bello. Io adoro questi contenitori così, mi piacciono tantissimo. E già avevo capito cos'era, non vedevo l'ora di aprirlo perché mi serviva proprio. Ed è carino, questo 5 euro. Ve lo dico perché li ho visti simili a questi e li pagati 5 euro. Quindi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quindi questa busta ha superato proprio il massimale. Sono veramente contenta di aver aperto tutte queste buste in Tiger, sono veramente felice, finalmente mi sono levata un peso perché non ce la facevo più ad aspettare. Spero che vi sia piaciuto questo video, che vi abbia tolto quella piccola curiosità che anch'io ho quando guardo le buste Tiger, chissà cosa c'è dentro, non vedo l'ora. Fatemi sapere qual è la busta che vi è piaciuta di più e quale di meno, pensierino all'interno vi è piaciuto di più. Spolliciatemi tantissimo e mi raccomando, iscrivetevi per non perdere i nuovi video. Noi ci vediamo alla prossima!